Salve ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Io sono Marcello di Fototrappole e Fototrappolaggio e oggi sono qui circondato da fototrappole, ne ho ben 8, perché appunto in questo video vi voglio presentare 8 modelli sotto 100 euro che potete acquistare tranquillamente per iniziare a fare fototrappolaggio. Dico tranquillamente perché tutte queste fototrappole sono state utilizzate da me per mesi e con tutte le condizioni atmosferiche e hanno dimostrato tutte quante di avere una certa affidabilità nel tempo. Bene, in questo video quindi ne vedremo insieme tutte quante le caratteristiche, parleremo dei pregi, ma anche dei difetti di ogni fototrappola e naturalmente vedremo le immagini che sono state girate con tutte queste fototrappole. Quindi se siete interessati ad acquistare una fototrappola per iniziare a fare fototrappolaggio, oppure se avete bisogno di una seconda fototrappola ma non volete spendere più di 100 euro, vi consiglio di seguire il video fino alla fine. La Seymour si presenta sul mercato con diverse fototrappole al di sotto delle 100 euro e tutte quante di buona qualità. Quella che a me è piaciuta più di tutto è senz'altro questa, la Chipson 65. Ne ho ben due di queste fototrappole, le ho utilizzate anche in maniera abbastanza intensa. Infatti su questa, come potete vedere, si è rotto lo sportellino che copre il display perché mi è caduta. Questa è stata una fototrappola che mi ha fatto riprendere delle immagini di notte veramente, veramente molto, molto belle. Immagini di un istrice o di un gatto selvatico che sono veramente eccezionali. Sicuramente le starete già vedendo. Sono immagini che sono completamente prive di rumorosità di fondo. Il soggetto è molto vicino, però comunque viene messo a fuoco perfettamente. Anche di giorno le immagini sono bellissime, ben luminose, con il soggetto bello, quindi nitido, definito. Per quanto riguarda l'audio, quindi non posso anche dirvi che l'audio è veramente buono, si sentono distintamente i rumori di sottofondo. Quindi sicuramente è una buona fototrappola. Il prezzo di partenza di questa fototrappola è di circa 87-88 euro, però qualche volta la trovate anche in offerta ad un prezzo inferiore. Per quanto riguarda i difetti di questa fototrappola, purtroppo nel corso del tempo si è dimostrata un po' troppo sensibile all'umidità e quindi ho avuto, diciamo, dei problemi con la copertura dell'obiettivo, quindi con la plastica che ricopre l'obiettivo. Quindi se siete intenzionati ad acquistarla, vi consiglio di usarla molto lontano da fonte dirette di umidità, come potrebbe essere un ruscello, come potrebbe essere un fiume. Per il resto non posso che dirvi che le immagini che otterrete da questa fototrappola sono veramente molto belle. Vi lascio adesso la scheda con le caratteristiche quindi della Seymour Chipson 65 e passiamo quindi al secondo modello. Anche la Garde Pro si presenta sul mercato con diversi modelli al di sotto delle 100 euro. Quello che noi abbiamo provato, quindi quello che ho testato per tanti mesi, è le 8, la Garde Pro è 8, eccola qui. Questo modello è sicuramente valido dal punto di vista funzionale, il trigger è molto buono, non perde un colpo ed è anche molto affidabile, non ha risentito di umidità, della neve, della pioggia, niente. Ha i LED a 940 nanometri, quindi sono LED completamente invisibili. Questo però dà delle immagini un po' più impastricciate rispetto ai LED a 850, che sono sicuramente più definiti. Comunque sia, sono delle immagini tutto sommato discrete. Per quanto riguarda le immagini di giorno, dobbiamo dire che la codifica H264 che ha la fototrappola vi fa risparmiare tanto spazio sulla scheda di memoria, però insomma le immagini di giorno perdono un po' di qualità appunto per questa compressione un po' forte e quindi bisogna avere una bella luce, una buona luminosità per avere anche delle buone immagini, altrimenti si ha un po' di effetto mosaico. Molto buono è invece l'audio, è veramente l'audio eccezionale.
si sentono tutti quanti i rumori del sottofondo, il canto degli uccelli, si sente tutto. E per quanto riguarda l'audio, è sicuramente forse la migliore delle otto. Il prezzo di questa fototrappola si aggira intorno alle 95 euro. Naturalmente, su Amazon spesso la trovate anche in offerta. E vi lascio qui di fianco la scheda con tutte quante le caratteristiche principali della fototrappola. Penso che comunque sia sicuramente una buona fototrappola per iniziare a fare fototrappolaggio, oppure se abbiamo bisogno di una fototrappola con mansioni di controllo che ci possa permettere di controllare magari un pollaio, un terreno, una casa e di ascoltare anche l'audio di eventuali intrusi. Il terzo modello di cui vi voglio parlare è l'Ausogood TC80. L'Ausogood si presenta sul mercato con diversi modelli, tutti quanti però al di sopra delle 100 euro, a parte qualche offerta particolare. E c'è un solo modello che è sotto le 100 euro, che è il TC30, però comunque è proprio un modello base. La TC80 l'ho voluta inserire perché spesso comunque la trovo in offerta intorno alle 100 euro. È un modello abbastanza buono che si è dimostrato affidabile nel tempo, quindi non ha risentito di umidità, di pioggia, di neve, niente. Quindi è stato un modello che ha risposto sempre molto, molto bene e ha dato sempre immagini di buona qualità. I LED sono a 850 nanometri, quindi sono LED molto, che offrono una buona definizione, anche se, come sapete, sono dei LED visibili. Le immagini di giorno sono chiare, belle, ben definite. E anche l'audio è discreto, non è eccezionale, ma sicuramente è un buon audio. Come vi dicevo, è una fototrappola che spesso trovate in offerta intorno alle 100 euro. Vi lascio adesso la scheda con tutte le caratteristiche della fototrappola e passiamo al prossimo modello. La Qlife H953 è stata una delle mie prime fototrappole di una certa qualità, diciamo. Mi ha dato sempre delle ottime immagini e degli ottimi risultati, sono quasi 2 anni che la uso. Anche la Qlife ha sul mercato diverse fototrappole al di sotto delle 100 euro, già soltanto io ne ho 3 modelli diversi e devo dire che tutte quante offrono una buona qualità delle immagini e anche una buonissima affidabilità alle intemperie. Per quanto riguarda la H953, ci sono 2 modelli, uno con i LED visibili e uno con i LED non visibili. Io ho provato con me in questi 2 anni quella con i LED visibili. Devo dire che le immagini sono veramente molto molto belle. Queste fototrappole si avvalgono anche di una tecnologia che permette di ridurre l'intensità luminosa a mano che il soggetto si avvicina alla fototrappola, quindi tende a non sovraesporlo e questa è una cosa veramente molto buona. Le immagini di giorno sono veramente ottime, bellissime immagini con dei colori veramente vividi, reali, molto molto belli. Una pecca di queste fototrappole della Qlife è l'audio che praticamente si sente veramente veramente molto poco. Spero che la Qlife riesca a fare qualcosa in più per migliorare l'audio. Attualmente questa fototrappola si trova ad un prezzo di 64 euro, visto che era in offerta proprio questi giorni. La considero sicuramente un'ottima fototrappola per iniziare a fare fototrappolaggio perché la qualità delle immagini è veramente molto molto buona. Vi lascio qui naturalmente la solita scheda con riassuntiva di tutte quante le caratteristiche di questo modello e passiamo quindi alla prossima Qlife. Il quinto modello che vi presento è un altro modello della Qlife, la H8201. È l'unico modello Qlife ad avere 2 obiettivi, uno dedicato alle riprese di giorno e uno dedicato alle riprese di notte. Anche questa fototrappola nel corso del tempo ha dimostrato una grande affidabilità, quindi non ha risentito della neve, non ha risentito della pioggia, non ha risentito della nebbia e niente, ha lavorato sempre benissimo. I LED sono a 850 nanometri, quindi offrono una buona definizione dell'immagine. Il soggetto si deve trovare però almeno a una distanza di 1 metro, 1,5 metri, quindi questa fototrappola non ci permette di fare delle riprese a distanza ravvicinata. Anche le immagini di giorno sono veramente molto belle, luminose e ben definite. Per quanto riguarda l'audio, anche qui l'audio purtroppo è un po' la pecca perché è veramente molto molto basso, si sente a malapena.
Speriamo appunto che la QLife riesca nel corso del tempo a migliorare l'audio sulle proprie fototrappole, perché sono veramente fototrappole molto, molto buone. Il prezzo di questa fototrappola si aggira intorno alle 85 euro, però spesso la trovate in offerta anche al prezzo inferiore. Ve la consiglio se avete bisogno di una seconda fototrappola, perché vi darà sicuramente delle buone immagini ed ha un'ottima affidabilità. Qui di fianco, come al solito, vi metto la scheda che vi riassume un po' tutte le caratteristiche della fototrappola stessa e passiamo al prossimo modello. Il sesto modello di cui vi voglio parlare è un altro modello della QLife, la H881 Wi-Fi. Di questa fototrappola ne ho ben tre perché la uso molto spesso per fare riprese a distanza ravvicinata, soprattutto nel sottobosco, in quanto appunto mi permette di riprendere soggetti a 30-40 centimetri veramente in un modo incredibile. Sotto questo punto di vista è un'ottima fototrappola. Anche questa fototrappola ha i LED a 850 nanometri, quindi sono LED visibili, sì, però che offrono un'ottima definizione delle immagini di notte. Anche qui c'è l'attenuazione dell'intensità luminosa secondo la vicinanza del soggetto. Per quanto riguarda le immagini di giorno, sono anche molto, molto belle. L'affidabilità nel tempo è stata ottima, quindi sono quasi 2 anni che uso queste fototrappole e le ho messe veramente sotto la neve, la pioggia, la nebbia, qualsiasi cosa, le ho messe vicino ai ruscelli e non hanno risentito di niente. Unica pecca però è l'audio, come abbiamo detto anche degli altri modelli QLife. Questa fototrappola la trovate in offerta intorno alle 80-85 euro. Spesso ci sono vendite anche a prezzo inferiore, quindi vi consiglio di approfittarne se volete una fototrappola affidabile che vi possa dare delle belle immagini. Vi metto qui di fianco la scheda con tutte quante le caratteristiche, come ho fatto con gli altri modelli, e passiamo adesso a vedere gli ultimi due modelli di questa lista. Gli ultimi due modelli sono due modelli della Pimp. Il primo è la 810W Wi-Fi. Ho usato per tantissimo tempo la 775S, anzi, che uso tuttora perché è veramente un ottimo fototrappo, ma appena uscita la versione con l'applicazione sono passato all'810 che ho da un paio di mesi. È veramente un'ottima fototrappola, affidabile. L'ho tenuta sotto la pioggia, l'ho tenuta vicino al ruscello, non ha risentito di umidità, non ha risentito di niente. Ha un costo intorno alle 90 euro, quindi è perfettamente in linea con le concorrenti. Qui abbiamo però i LED a 940 nanometri. In questo caso la fototrappola però ha una buona definizione. Sebbene i LED siano più forti, le immagini di notte sono veramente ben definite, sono veramente delle immagini molto molto belle. Le immagini di giorno sono sicuramente migliori della vecchia 775S, hanno dei colori molto più vividi, molto più belli. È una fototrappola che raccomando a chi vuole usarla magari con mansioni di controllo, quindi ha bisogno di una fototrappola per controllare un pollaio, un terreno, qualsiasi, anche una casa in campagna, qualsiasi cosa, sebbene l'audio non sia proprio eccezionale, però le immagini che ci può dare sia di giorno che di notte sono veramente molto molto belle. Anche per questa fototrappola vi metto qui di fianco la scheda riassuntiva con tutte quante le caratteristiche e vi consiglio ancora di tenerla d'occhio perché è veramente un modello ottimo per fare fototrappolaggio. Ultimo modello di questa lista è la Pimp 778D. È una fototrappola a doppio obiettivo, quindi una dedicata alle riprese di giorno ed una dedicata alle riprese di notte. Ha i LED a 850 nanometri, quindi con un'ottima definizione delle immagini di notte. Quello che mi piace molto di questa fototrappola è la distanza di messa a fuoco, che è veramente molto molto bassa. Parliamo intorno ai 30, 35, massimo 40 centimetri, quindi mi permette di fare delle bellissime riprese, sia di notte che di giorno. Di giorno la qualità dei video è veramente ottima, con un colore, una luminosità che è veramente eccezionale. Il difetto di questa fototrappola purtroppo è l'audio. Anche qui penso che la Pimp debba lavorare un po' nel migliorare l'audio sulle proprie fototrappole.
È una fototrappola che trovate intorno alle 88, 89, 90 euro, secondo come è il mercato un po' su Amazon. Spesso la trovate in offerta. Vi consiglio di acquistarla se volete una fototrappola per iniziare con il fototrappolaggio, perché è sicuramente un ottimo modello che vi darà tante soddisfazioni. Come per le altre, qui di fianco metto la scheda con tutti quanti, con tutte quante le caratteristiche, con le caratteristiche principali appunto di questa 778D. Bene ragazzi, allora abbiamo visto insieme quindi 8 modelli sotto le 100 euro, che poi sono in effetti 8 modelli che io uso quotidianamente quando vado a riprendere gli animali nei boschi. Qual è la migliore? Non c'è una fototrappola migliore, perché in senso assoluto, perché alcune magari hanno un obiettivo grandangolare, quindi mi permetto di posizionarle in luoghi un po' angusti, un po' strette. Altre hanno i LED 940 nanometri, quindi sono obbligato ad usarle quando voglio riprendere magari dei lupi oppure dei volpi, dei caprioli, animali un po' sospettosi. Altre ancora hanno un audio molto buono, quindi quando magari ho bisogno di un rumore, del rumore del sottofondo, del bosco, di sentire il bosco, gli uccelli, allora magari uso quella tipologia lì di fototrappola. Comunque sia, per quanto riguarda la qualità delle immagini, una mia preferita c'è, ed è la Pimp 778D. La trovo veramente un'ottima fototrappola, sia per quanto riguarda l'affidabilità che ho testato a lungo nel tempo e quindi vi posso garantire, ma anche per quanto riguarda la qualità delle immagini di giorno, che è veramente molto molto bella, ma anche la qualità delle immagini di notte è veramente ottima. Non ho trovato rumorosità di fondo, niente, sono veramente delle immagini buone. Certo, l'audio è basso, non è completamente assente, però insomma è bassino. Se la Pimp riuscisse a migliorare, diciamo, l'audio su questa tipologia di fototrappola, sarebbe sicuramente la fototrappola migliore attualmente sul mercato. Va bene, naturalmente questo è un mio pensiero personale. Va bene, per questo video penso che sia tutto, quindi vi lascio al prossimo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un like, iscrivetevi al canale. Se volete sapere di più su queste fototrappole, magari me lo potete chiedere sotto nei commenti, oppure mi potete anche scrivere alla mail dedicata al canale, che è fototrappolereview@gmail.com. Un saluto da Marcello e al prossimo video. Ciao!